saluto da Gerardo Paterna e ben trovato a questo nuovo appuntamento video prodotto per il blog gerardopaterna.com. Con me oggi sullo sgabello alla mia destra abbiamo Edoardo Ribichesu, cofondatore di Realistico, l'azienda specializzata nelle visite virtuali per l'immobiliare. Ciao Edoardo e grazie per essere con noi. Ciao Gerardo, grazie a te per avermi invitato. Bene, bene. Allora, partiamo subito con le domande. Allora, secondo te gli agenti immobiliari, perché a loro stiamo parlando di fatto, hanno capito l'utilità della visita virtuale? Beh, la valuto da un punto di vista di storia, nel senso che Realistico ormai è nata già un paio di anni fa, quindi posso comparare questa domanda, se me l'avessi posta due anni e mezzo fa, ad adesso. E devo dire, 2 anni e mezzo fa, l'approccio degli agenti immobiliari italiani alla tecnologia in generale era un pochino, diciamo, presentava qualche resistenza in più. Quello che vediamo di molto positivo adesso è che l'approccio a qualunque tecnologia, compresa ovviamente la nostra delle visite virtuali, nel 2019 è decisamente più facile. Un po' tutti si sono accorti della necessità di adottare tecnologie, soluzioni tecnologiche, un po' come arma di difesa verso alcuni trend in arrivo, un po' semplicemente per migliorare la gamma di servizi che l'agenzia può offrire. Sono d'accordo con te, però c'è sempre un però. C'è chi sostiene che sia un autogol far vedere gli immobili nella loro completezza, così in modo immediato. Preferiscono avere il cliente per la visita fisica. A questi resistenti, ultimi resistenti, cosa gli rispondi? Beh, questa, lo sai, è una delle primissime domande che ci sentiamo dire probabilmente dal primo giorno in cui Realistico è sul mercato, dal primo giorno in cui offre i suoi servizi alle agenzie. E la risposta alla fine è abbastanza semplice, quella che diamo è quasi diventato il nostro mantra a tutti gli effetti, nel senso che cerchiamo di far capire al cliente, all'agenzia, che a un certo punto della trattativa quell'immobile verrà mostrato. Quindi, tra virgolette, verrà mostrato al cliente, certo. Il cliente potrà vederne ogni dettaglio e quindi anche ogni difetto. Sappiamo benissimo che con un mercato, con un patrimonio immobiliare italiano vetusto, perché si sa, c'è una grandissima... Gli immobili sono brutti. Esistono tantissimi immobili brutti in Italia, purtroppo, questo è da dire. La difficoltà nel poterlo promuovere in modo trasparente c'è sempre stata. Beh, noi però cerchiamo di far capire all'agenzia che quel momento in cui il cliente vedrà tutto arriverà, e spostare questo livello di trasparenza più avanti, rimandarlo verso la fine della trattativa, non ne giova nessuno, non vince nessuno da questa cosa. Anzi, cercare di anticipare quel livello di trasparenza al primissimo contatto, ai primissimi contatti, è l'arma vincente per offrire un altissimo livello di trasparenza e quindi conquistare immediatamente la fiducia del cliente che ci troviamo di fronte per la prima volta. Per gli immobili completamente da ristrutturare e gli immobili di nuova costruzione che magari sono difficilmente rappresentabili, so che c'è un servizio ad hoc che funziona nello stesso modo, quindi visita virtuale ma basato su quello che noi chiamiamo il render 360. Quello, devo dire, servizio novità lanciata alla fine del 2018, di cui andiamo veramente molto orgogliosi. Diciamo che lì è un ottimo connubio tra tecnologia e capacità umana, professionalità, tutto dentro un semplice servizio, nel senso che un'azienda, un'agenzia può, o anche un costruttore, perché i nostri clienti in questo caso startup, costruttori, utilizzano questo servizio, richiede Realistico la realizzazione di una visita virtuale per qualcosa che non è fotografabile, come hai detto tu, ristrutturazione, condizioni veramente impresentabili, o magari situazioni appunto industriali dove magari non è possibile rappresentare con una fotografia l'immobile. Il render 360 interviene in che modo? Ci viene fatta la richiesta, entro 5 giorni lavorativi Realistico produce un render 360 immersivo, quindi una visita virtuale completa, come hai detto tu, di ogni ambiente che il cliente vuole rappresentare, che l'agenzia vuole rappresentare, e lo mette online all'interno della piattaforma Realistico. Dietro le quinte, quello che non si vede, che vado a svelare, è un pool di architetti e designer che lavorano per noi, che prendono in carico questo servizio, e noi ci assicuriamo soltanto che la qualità e i tempi di consegna siano sempre gli stessi, in modo da poter, come dire, fornire in quella tempistica e a un prezzo certo il servizio da mettere online poi come visita virtuale. Estremamente utile. Ho parlato con alcuni agenti immobiliari che lavorano prevalentemente con i capannoni, che sono insomma delle brutte bestie da rappresentare, no? E hanno utilizzato questo servizio con grande soddisfazione, quindi uno mi sembra tra tutti Nicola Salerno, assolutamente sì, incredibile. Lui l'ha utilizzato nel residenziale in realtà, conversione, in una riqualificazione da capannone, da industriale trasformato loft, eccetera. Edoardo, ti porto in Danimarca. Porto in Danimarca perché? Perché in Danimarca c'è il Copenhagen Fintech Accelerator, che ha selezionato
tra alcune startup, credo l'unica italiana realistico, perché per la capacità di questa tecnologia di creare valore nel mercato del PropTech. Cosa ci puoi raccontare di questa esperienza? Beh, come sai, ci hanno, il FinTech Accelerator ci ha contattato, proprio nella più tradizionale maniera, ci ha alzato il telefono e ci ha contattato dicendoci: abbiamo questo programma di accelerazione sponsorizzato da banche, da istituti bancari, che tra virgolette ci chiedono di andare in giro per il mondo e fare scouting di aziende che in un modo o nell'altro, con la loro tecnologia o con il loro livello di innovazione, possono migliorare i processi esistenti nel comparto dedicato principalmente a quell'area di PropTech che riguarda i mutui ipotecari. Questo è, come dire, la domanda che ci hanno proprio chiesto: voi potete utilizzare la vostra tecnologia per aiutare questi processi? E beh, noi abbiamo detto, crediamo di sì. Ovvio che adesso siamo in quella fase in cui lo dobbiamo dimostrare, stiamo lavorando con loro per dimostrare che c'è questa capacità. Non posso svelare molto di più al momento, però perché il programma è in corso. Hai già detto qualcosa, visite virtuali, qualcosina, tutti immobiliari, qualcosina, insomma, un po' di scenari possiamo immaginare. Qualche idea ce la si può fare, diciamo. Però questo è lo scopo, diciamo così, di questo programma, cioè andare a prendere in giro per il mondo aziende che possano innovare quei processi. E noi stiamo lavorando Fantastico. Proprio in quella direzione con Realistico. Orgoglio nazionale. Assolutamente sì. Allora, io so che Realistico non serve soltanto gli agenti immobiliari, ma tra i vostri clienti abbiamo anche portali immobiliari, tra cui Idealista, Spagna, Portogallo, Italia. Abbiamo società di gestione patrimoniale. Abbiamo una società che addirittura vende gli immobili attraverso l'asta online, mm-hmm. che è ET Auction. Ecco. Insomma, vi siete inseriti in questo ecosistema di startup immobiliare, state creando comunque una bella esperienza. Puoi raccontarci qualcosa anche su questo? Certo. Beh, diciamo che essendo appunto un'azienda innovativa, una startup dentro questo comparto crescente del PropTech, si parla la stessa lingua con tutti gli altri attori coinvolti e spesso si possono creare delle relazioni che portano immediatamente del valore sul mercato. Hai citato ET Auction. ET Auction è una bellissima realtà di Faenza che cresce e che automatizza dei processi notoriamente complicati e complessi, e c'è stato un immediato feeling con loro. Noi nel nostro piccolo efficientiamo una parte del processo. Loro avevano proprio la necessità di continuare a efficientare la loro promozione delle aste fornendo trasparenza, e questo lo sai, è a tutti gli effetti il nostro primo valore aggiunto, il nostro mantra è la trasparenza. Quindi quando hanno detto ci serve trasparenza, ho detto eccoci qua. Quello è stato immediatamente la nascita di una collaborazione che va avanti adesso da più di un anno e con cui ci troviamo estremamente bene. Hai citato anche Idealista non è cliente, è partner, nel senso che Idealista accetta le visite virtuali Realistico all'interno dei propri annunci, quindi clienti Idealista possono utilizzare facilmente Realistico all'interno dei loro annunci per anche qui elevare il livello di trasparenza che vanno a fornire. Tra l'altro con una facilitazione molto bella per noi, perché noi siamo presenti in Italia e Spagna, certo, Idealista vero. Copre anche il Portogallo, quindi noi abbiamo potuto con loro immediatamente integrarci con i clienti italiani e spagnoli e poi anche cominciare a farci conoscere in Portogallo, cominciare a poter offrire il nostro servizio anche in questo terzo paese. Ottimo, complimenti. Grazie. Dove ci porterà questa tecnologia? Beh, sai come la penso sul tema. In realtà io credo che l'esperienza che il cliente ha dall'altra parte quando si approccia all'acquisto della propria prima casa magari o a qualunque altro contatto col mercato immobiliare abbia in questo momento stia dimostrando una necessità di efficientamento fortissima. Il tipo di esperienza che oramai le persone si aspettano è, diciamolo in modo brutto, senza offendere nessuno, ma è di poter fare tutto da un'app a tutti gli effetti. Sappiamo che in realtà è un processo dove però sono coinvolte, specie quando si parla di residenziale, sono coinvolte tantissime emozioni. Quindi poter digitalizzare al 100% quel processo non è una cosa che si può fare nel breve termine. Tuttavia, tantissime aziende, tantissime anche startup, lo sai, lavorano in quella direzione. Noi nel nostro piccolo mettiamo sul mercato un prodotto che serve sia alle parti, diciamo ai professionisti che sono attualmente, che ci sono oggi, sia alle piattaforme che oggi stanno solo nascendo e che cominciano a farsi vedere. Non è un caso che appunto diverse di queste realtà si affidino a Realistico per poter fornire quel livello di trasparenza. Ce ne siamo accorti in questi anni, sono arrivate sempre più aziende a chiedere i nostri servizi. Tuttavia noi crediamo che chiunque sia coinvolto in quel mercato, professionisti, nuove aziende che arrivano, abbia questa necessità di
rendere più efficiente, rendere più trasparente l'intero processo di compravendita immobiliare. Noi crediamo che quello sia l'evoluzione più grande che ci sarà nei prossimi anni. Tutti, ed è giusto che lo facciano, tutti lavoreranno in questa direzione. Quindi il professionista, la gente che lavora tutti i giorni, che ha purtroppo a volte l'abitudine di dire ho sempre fatto così, deve cambiare. Con coraggio adottare tutte le innovazioni che stanno arrivando per rimanere competitivo, anzi semplicemente per migliorare il livello di servizio che va a offrire al suo cliente. Sono d'accordissimo. Allora, come fa l'agente immobiliare ad avvicinarsi a Realistico? Beh, molto, molto semplice in realtà. Per tutte le agenzie che sono dotate già di una camera 360, Realistico, no, qualunque fotocamera 360, Realistico mette a disposizione una prova gratuita del servizio. Crediamo che provarlo sia, come sempre, il modo migliore di capire se è il servizio che fa, certo, che fa per loro. Per chi invece non avesse ancora, non fosse dotato di una camera 360, la novità di quest'anno, all'inizio del 2019, abbiamo iniziato a inserire la camera, la fotocamera, il nostro kit Realistico, all'interno dei piani di servizio che partono da 49 euro mese. Quindi non mi devo neanche più preoccupare di acquistare la camera perché la trovo integrata all'interno dei piani di servizio per la mia agenzia. Bene, quindi sito web realisti.co. Esatto. Ok? Grazie. Benissimo. Edoardo, grazie mille, ci vedremo nella prossima, anzi nella seconda parte di questo anno, magari ci racconti qualche news di cui ancora non puoi parlare. Volentieri. Sei sempre molto molto riservato. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio innovativo dedicato all'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo a info@gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video. A presto!